a Perugia, che giocatore devono attendersi i tifosi? Ma c'è un giocatore innanzitutto di serietà estrema, molto attento nel lavoro, meticoloso, gli piace che le cose siano fatte per bene, perché lui gli piace lavorare in silenzio, il lavoratore. Lui nasce esterno, poi l'anno scorso onestamente Inzaghi ebbe un'intuizione e lo portò anche nel centrocampo a tre, e credo che sia stato uno dei giocatori dell'intera Serie B che abbia fatto un campionato strepitoso per presenza, per qualità, aggiungendo anche 3-4 gol. Però è un giocatore molto serio, si può trovare in gruccio per le sue qualità, ha fatto pochi gol e ha fatto poco Serie B forse per questo motivo, però è un giocatore che la Serie B è andato in uno standard che la farà tranquillamente. Chissà, magari inizierà a fare qualche gol in più proprio a Perugia con Nesta, se guardiamo Verri in un ruolo diverso da trequartista, però insomma i centrocampisti a Perugia sanno come segnare. Sì, credo che Roberto, il mister Nesta, abbiano individuato in Falserano un giocatore che ha un po' la fisionomia adatto per questo tipo di centrocampo dove piace giocare molto la palla, dove c'è qualità molto tecnica e anche questo inserimento. Lui anche molto bravo negli assist, per cui è un giocatore che quantità e qualità gli possiamo dare un voto molto alto insieme, perché ha queste due caratteristiche. Voi mi insegnate che chi ha grande qualità di solito ha poca quantità, lui riesce a fare le due facce abbastanza bene, è veramente un giocatore anche poi disposto al lavoro, per cui credo che sia un acquisto importante. Ma il Perugia è molto bravo anche nella fase di mercato di gennaio, anche negli anni precedenti. Roberto è stato sempre molto attento a inserire i giocatori giusti. E infatti, poi ci torneremo, intanto ti chiediamo se hai un aneddoto su Falserano relativo all'esperienza a Gubbio. Ma lui si voleva allenare, noi avevamo in quel momento l'antistadio che era un po' deficitario, allora mi veniva qua, mi dava qualche bottarella, direttore, mettiamo un po' sotto campo, lui voleva sempre il campo per allenarsi buono, allora qualche volta l'accontentavo, lo mandavo a giocare a allenarsi sullo stadio centrale, per cui se no era un rompiscatole delle miserie, in senso buono. Per cui era questo. Per questo, guarda, verrà accontentato, perché la società ha risistemato proprio l'antistadio in sintetico, dunque campo assolutamente nuovo, l'aveva chiesto Nesta. Ma dico questo episodio per dire proprio che lui tiene molto al lavoro, lui esce dallo spiatoio e si mette a lavorare a testa bassa, è una bella figura, una bellissima figura. Nel 4-3-1-2 di Nesta, dunque, tu lo vedi come alternativa nel ruolo di mezzali in quelle che in questa prima parte di stagione sono state grandi protagonisti, cioè i due giovani come Kingsley e Dragomir, quindi. Certo, ma io credo che... Ma non so se anche... Sì, anche come alternativa a Verre, se c'è un'influenza, c'è una squalifica... Da trequartista. C'è un giocatore sì, che possa fare anche quel tipo di gioco, visto considerato che ha trovato questa sua, questa anche nell'ultima fase dell'anno scorso con il Venezia, si vedeva anche nelle partite, che l'ho seguito molto, che faceva molta della partita, la faceva lì all'area, lì nella parte centrale, per cui credo che Roberto abbia individuato in lui anche un po' un gioco di centrocampo, o se vuole anche cambiare il mister modulo qualche volta, per cui lui riesce a fare questi tre ruoli, mezzale, esterno, trequartista, riesce a fare abbastanza bene, credo. Jolly importante per Alessandro Nesta, invece.